Di nuovo insieme con 56 News, buonasera, lo avete sentito, in primo piano c'è ancora la cronaca, l'ex amministratore delegato di Euro SpA Riccardo Mancini è stato arrestato dai carabinieri del ROS nell'ambito di un'inchiesta su una presunta tangente da 800.000 euro relativa alla fornitura di 45 autobus al comune di Roma. L'accusa per lui è di concussione e corruzione. Maggiori dettagli nel servizio di Cinzia Sant'Angeli, sentiamo. E c'è un aggiornamento dell'ultima ora nell'ambito dell'inchiesta appunto che ha portato all'arresto di Riccardo Mancini. Acquisizioni di documenti sono avvenute, secondo quanto si è appreso, anche nella sede della Fondazione Nuova Italia presieduta da Gianni Alemanno. Negli uffici che si trovano in via Lucina si sono recati militari del nucleo tributario della Guardia di Finanza e del ROS. Cambiamo adesso argomento. Quella di oggi è stata la giornata che ha visto il primo consiglio regionale dell'era Zingaretti. Si tratta della decima legislatura, sono state fatte le prime nomine, Daniele Leodori è stato eletto presidente dell'Assemblea del Consiglio regionale, che è composta non più da 70 ma da 50 consiglieri, ma non sono mancate le polemiche con i grillini che annunciano ricorso al TAR. Sentiamo tutte le novità di giornata nel servizio di Irene Bartolomeo. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini accelera sul piano dei rifiuti di Roma, ha emanato oggi un decreto per affrontare l'emergenza e allontanare il rischio di multa da parte della Corte europea, che fra le principali contestazioni indica l'uso della discarica di Malagrotta per i rifiuti non trattati. Il decreto impone la funzionalità piena degli impianti di trattamento in modo che entro il 10 aprile non arrivino più in discarica rifiuti non trattati, lo rende noto appunto una nota del Ministero dell'Ambiente. E torniamo a parlare delle primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco che si terranno il 7 aprile. In partenza erano 8 i candidati, ma man mano che ci avviciniamo alla data del 7 aprile arrivano alcune defezioni. Ieri c'è stata quella di Luigi Nieri di SEL, che appoggerà per la sua corsa Marino, oggi quella di Umberto Marroni, deputato e capogruppo del PD in aula, Giulio Cesare. Sentiamo il servizio di Armando Fioretti.